palle. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Allora, mi sono appena finita di allenare e, come avrete visto nelle clip precedenti, ho inventato un congegno, no vabbè, una cosa tra virgolette banale, ma che non mi era mai venuta in mente prima. Io ho un bastone in casa, chi è che non ha un bastone in casa? Se non avete bastoni andate in un bosco oppure prendete l'asta per i bilancieri, però sì, quella è molto pesante. Sono anche molto lunghe, andate a prendere un bastone. Io questo non mi ricordo dove l'ho preso, comunque l'ingegno è stato legare l'elastico. Questo qua l'ho preso alla Lidl, solo che alla Lidl queste cose qua le mettono solo per un periodo e poi non ci sono più, quindi dovete andare a cercare da qualche altra parte. La Decathlon non ho guardato bene, vabbè, insomma, legando qui, e poi quando fate l'esercizio prendete questa parte e tenetela stretta, perché c'è caso che con il movimento si tolga il nodo, che poi è il nodo fatto un po' così. Validissimo, cioè è una bomba. Poi se lo volete più aumentare, diciamo, la fatica, legate sempre più corto l'elastico, così si tirerà sempre di più. E per quanto riguarda se si sono smollati gli elastici, questi qua ce li ho già da un mesetto, non ho stesso nulla, e neanche con quelli che ho preso su Amazon non si è rovinato nulla, ce l'ho già da un paio di anni, quindi se ritrovo il link vi metto anche quelli che uso, che ho preso da Amazon, 10 euro, nulla di che. Poi ho preso la settimana, il weekend scorso, da Decathlon questi qua. Allora, ne ho presi due. Questi qua sono, diciamo, il nuovo modello, adesso nuovo, vabbè, non so se si fa più nuovo, o se no ci sono quelli classici che avevo anche una volta, ma che ho dovuto restituire. E questo è più figo, insomma, parliamone, solo che non c'era quello da 3 kg, cioè 2 kg e mezzo, chi è che, cioè, boh, mi sembra più fattibile fare 3 kg invece che 2 kg e mezzo. Comunque vabbè, ho preso questi qua perché per fare le alzate laterali, le alzate a 90 e più di 3 kg faccio, Dio, forse con 4 ce la faccio ancora, però ho preferito prendere, vabbè, 2 kg e mezzo, non 3, però vabbè, bisogna fare. Comunque mi sono allenata oggi con questi, mi sono trovata benissimo. Tanto secondo me quello che conta è fare lentamente il movimento e sentire, perché cioè è inutile prendere pesi pesanti, perché mi avete un po' criticata dicendo ma non sono troppo leggeri, ma mi momo, cioè sinceramente se devo fare la figa e prendere quelli da 5 kg e poi non riuscire a fare l'esercizio correttamente, anche no. E 4 kg forse li avrei tenuti, però ho detto partiamo con questi. E c'era anche uno sconto di 6 euro se ne prendete due, quindi andate a vedere se ci sono ancora. Comunque volevo un attimo parlarvi dei pantaloni che indosso, che avete visto.
Allora, questi qua sono del marchio Oceans Part, penso sia questa la pronuncia. Ci ho collaborato tempo fa, cioè mi hanno contattato e mi hanno detto: ti va se ti spediamo qualcosa, scegli te. E io ho detto: oh sì, che bello! Come fai a dir di no? Cioè, hanno roba molto bella. Ho scelto questi qua. Non li avessi mai scelti, cioè, oddio. Delle due sono contenta di averli scelti perché così ho scoperto che comunque, cioè, almeno posso dirvi che questi qua sono una cavolata. Gli altri probabilmente no, perché comunque il tessuto è fantastico, cioè lo ammetto. E non prendete pantaloni chiari. Sul sito ce ne sono. Ci sono visto anche dei completi rosa e completi azzurri. Completi bianchi non prendeteli perché sono trasparenti. Questi qua adesso vi faccio vedere qua una clip. Poi mi vergogno, però voglio darvi la prova che non dico puttanate e sono trasparenti. Io con l'azienda ne ho parlato e loro mi hanno detto: il tessuto è perché il tessuto è una, come una seconda pelle. Che cazzo, ma se. Meno male che io non vado in palestra, cioè, pensate voi che andate, perché c'è meno gente che si allena a casa. Per chi va in palestra, fa gli squat, fa gli esercizi, cammina normalmente, perché il mio ragazzo mi ha visto con questi qua. Addosso a camminare, infatti si vedono le mutande. Cioè, scusatemi, ma come fate a fare dei pantaloni che costano l'ira di Dio poi trasparenti? Non fate questo materiale almeno per quelli bianchi, o non fate quelli bianchi. Secondo me è uguale, ma non voglio metterci la mano sul fuoco anche per quegli altri completi azzurri e rosa. Cioè, prendete pantaloni neri. Quindi insomma io diciamo che mi agito molto, quindi mi sono buttata su Instagram e l'ho subito detto, senza parlare prima con l'azienda, ho subito detto: no ragazzi, cioè assolutamente non comprateli, cioè sono trasparenti. L'azienda giustamente si è cavolata dicendo: cerca di, per le prossime collaborazioni che avrai, di moderarti. Io ammetto che magari mi agito tanto, però cioè ragazzi, la cosa basica di un legging è non farlo trasparente, cioè, e tu mi fai un leggings in cui si vedono le mutande. Come fa uno a non sclerare male? Soprattutto se a quel prezzo costasse 15 euro, beh, datemela fa culo. Comunque, l'azienda ovviamente indirettamente, ma. E io, vabbè, ciao. Ma meglio, sinceramente, preferisco essere sincera con voi. Ci sono altre ragazze che seguo che hanno mostrato sti pantaloni e nessuno ha detto nulla. Bellissimi, sono fantastici. Io non ho scritto a questa gente perché poi ci andavo anche d'accordo, no, non ho problemi. Non ho scritto per non far polemica, per non. Però cioè, raga, dai, come fate a non dire nulla? Ma perché ragazzo sono l'unica che se ne frega di mettere il marcio su un'azienda se c'è una cosa proprio così palese? Cioè io piuttosto non voglio guadagnare, che poi non so neanche se ci avrei guadagnato se aveste usato il mio codice sconto sul sito, non me ne hanno parlato, quindi io proprio non ci guadagnavo nulla, ma anche se avessi guadagnato qualche percentuale, cioè no, io comunque il mio codice l'ho dato perché per un po' è stato attivo, credo dicendo: non comprate questi, guardate qualcos'altro. Quindi il sito non è che l'ho proprio, però prendete roba scura, cioè perché non ha assolutamente senso la cosa. Comunque, l'azienda mi ha detto: devi metterci delle mutande color carne. Sì, ma il bordo si vede, come avete visto nella clip prima, cioè comunque il bordino che sia chiaro, che sia scuro, che sia. Cioè, non indossate mutande se volete mettersi i pantaloni. Cioè, boh, mi sembra così assurda la cosa. Proprio come quando ho sponsorizzato quel contapassi che poi mi sono resa conto che bastava muovere un po' la mano e contava 8.000 passi in più. Cioè, se mi fai un contapassi, che la cosa base che devi fare è contare i passi, e mi scazza, non mi conta bene i passi perché basta che muovo, basta che faccio un minimo movimento e mi mette 20 passi in più, non lo produrre un prodotto del genere. Cioè, se facessi 8.000 cose e una cosa non la fa tanto bene, ma non è la cosa fondamentale, ok. Ma se è un contapassi, mi deve contare i passi per bene. E che cazzo, cioè io la penso così. E infatti tutti questi qua li ho mandati a fanculo. Non proprio dicendo fanculo, però ho chiuso queste collaborazioni. Comunque, e basta. E fatemi sapere se quello che vi ho, insomma, quello che ho detto lo pensate anche voi, se siete d'accordo con me. E sì, insomma, fatemi sapere la vostra opinione. E adesso vi lascio al continuo del video. Ciao.
Allora, io adesso esco per pranzo, che vado con una ragazza, oddio, che ho conosciuto. No, bruttissimo! È una ragazza, si chiama Sofia, e praticamente ci siamo incontrate una volta al bar da Brian, ci siamo organizzate, e lei mi ha raccontato che mi segue da tanti anni, da tipo 5 anni, che ancora manco facevo comunque. Postavo i pasti, che ne so. E poi ci siamo accorte che abita di fronte a me, quindi è stato bellissimo. Insomma, oggi andiamo a pranzo insieme. Lei è una ragazza che ha una pagina Instagram anche, che ha appena aperto, ve la lascio qua, che parla di posti interessanti dove andare a Bologna a mangiare. Dato che spesso me lo chiedete, io rimando a lei. Quindi se volete sapere dove andare a mangiare, chiedete a lei, perché è veramente esperta e non è di Bologna. Oggi andiamo a provare Bio's Kitchen, mi pare, e vi faccio un pochino vedere, insomma, per farvi riprendo un po' e faccio vedere cosa mangiamo. E niente, tutto qua. Adesso vado che sono, no, 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 sono in perfetto retto, devo attraversare la strada, quindi essere in ritardo anche così è fattibile, sì, è fattibile. Merenda, molto triste. Non ho fame, raga. Sono le 18:14. Verso le 3:30 ho mangiato qualche biscotto e adesso, boh, mi va solo un po' questa qua. Dopo comunque vado a fare qualche polpetta che mangio per cena.